Costantino della Gherardesca dimagrito e single, ho un problema di apnea, ecco il mio uomo ideale. Chi lo ha visto nei promo o nella conferenza stampa di presentazione delle spose di Costantino, in onda su Rai 2 da giovedì 11 gennaio, con Valeria Marini, Eleonora Giorgi, Paola Ferrari ed Elisabetta Canalis, sposate in più luoghi nel mondo, avrà notato Costantino della Gherardesca visibilmente dimagrito rispetto all'ultima edizione di Pechino Express o al passato. E lui stesso a parlarne in più interviste. Costantino della Gherardesca ha perso 25 kg e ha un problema di apnea improvvisa. Come sono dimagrito? Prima di tutto ho preso un antidepressivo perché la mia è una fame emotiva, poi ho fatto tutto il resto, ha spiegato recentemente Costantino al settimanale Chi. E a Diva e Donna ha aggiunto, smettere di fumare è l'unico vizio che mi è rimasto. Dovrei dimagrire altri 7 kg perché ho un problema di apnea improvvisa che mi prende nel sonno. Per risolverla dovrei fare un'operazione terribile che non ho il tempo di fare. Praticamente mi devono spaccare la mascella e spostare un po' in avanti la mandibola. Una roba orribile a raccontarla. Mi smontano la testa, ma non si vedrà nulla dopo. Prima o poi devo farlo perché il mio problema più avanti potrebbe portare a ictus e altri problemi. Costantino della Gherardesca prende psicofarmaci. Costantino rivela di prendere anche psicofarmaci, se smetto mi arrivano i momenti bui. Ma non posso smettere, li prenderò fino all'ultimo respiro. Anche se tra gli effetti collaterali che sono fortemente ingrassanti e uno praticamente non deve mangiare. Si ritorna così al problema di partenza. Costantino della Gherardesca single, ecco il suo uomo ideale. Costantino non è fidanzato, ma chi mi vuole? I ragazzi vogliono il tipo palestrato, figo, bravo a letto. Tutte cose che io non sono. Avrei più successo con le donne. Il suo tipo ideale? Bello e colto? Va bene anche un po' scemo ma prepotente se no mi annoio.